amici e ciao amiche, oggi parliamo di Black Friday. Vi parlerò di tutti i siti dai quali acquisto normalmente make-up, soprattutto mi riferisco ai brand internazionali, a quelli che non si trovano magari nei negozi fisici, e vi racconterò della mia esperienza in ognuno di questi siti, che sono poi i siti principali di e-commerce, appunto del settore beauty, make-up, skincare, ma anche profumi, prodotti per i capelli, eccetera, eccetera. Ma rimanete fino alla fine, perché alla fine vi svelerò la mia wishlist del Black Friday, cioè gli acquisti che farò sicuramente e altri, su alcuni ci sto ancora un po' riflettendo, in occasione del Black Friday. Siamo arrivati al 24 di ottobre, ancora all'orizzonte non c'è nessuna promozione, nessuna offerta in vista, la cosa mi lascia un po' perplessa perché, se non ricordo male, l'anno scorso invece le offerte erano iniziate già in discreto anticipo, ma sono abbastanza sicura che le prime offerte succulente arriveranno con Halloween, quindi per i giorni finali di ottobre. E poi almeno se anche quest'anno sarà come l'anno scorso, novembre sarà un'escalation di offerte, promozioni e quant'altro. Quindi vi volevo appunto parlare della mia esperienza in questi siti e magari consigliarvi, orientare. Ecco, in base ai servizi che offrono, ma anche e soprattutto ai brand che offrono, ai tempi di spedizione, eccetera, eccetera. Parto subito parlandovi di un sito sul quale credo ho acquistato più make-up in assoluto, cioè Look Fantastic. È un sito da cui acquisto da qualche anno in maniera regolare. Adesso è da qualche mese che non acquisto più perché sapete che sono nel mio low buy, quindi non sto da mesi acquistando nulla su questi siti internazionali, però è un sito da tenere sott'occhio. Diciamo che ha degli aspetti positivi e degli altri negativi, e vi dico subito quali sono. Per quanto riguarda l'aspetto positivo, c'è il fatto che Look Fantastic faccia praticamente sconti e offerte tutto l'anno. Anche se alcune volte le trovo un po' ingannevoli, perché a volte sparano i botti dicendo che lo sconto arriva al 50%, però è quella parolina, è fino al 50% che inganna, perché poi tu vai a vedere il prodotto che ti interessa ed è scontato solo al 10 o al 15%. Quindi è quel fino al 50% lo trovo ingannevole, perché poi sono pochissimi effettivamente i prodotti scontati al 50%. Infatti a me di Look Fantastic non piacciono molto le strategie di marketing, e soprattutto anche il loro mandare in maniera assillante le newsletter. Io mi sono disiscritta dalle newsletter di Look Fantastic perché la trovavo veramente un po' troppo oppressiva, diciamo. Erano veramente Look Fantastic un sito stalker che stalkerizza i clienti, perché io ricevevo 3-4 newsletter al giorno con promozioni che poi effettivamente non riuscivo ad applicare. La cosa veramente interessante però è che Look Fantastic collabora con tantissime influencer, e quindi per tutto l'anno si possono applicare a carrello dei codici sconto di influencer sia italiane sia straniere, che vi consentono di scontare alcuni brand. Persino anche Natasha Denona, seppure di una percentuale piccola, cioè del 15-10%, però tutto l'anno questi codici vi permettono di scontare i vostri acquisti, quindi in qualsiasi momento dell'anno, a prescindere dal Black Friday o da altre promozioni legate a delle date particolari. Ad esempio, io spesso e volentieri ho utilizzato il codice sconto di Giulia Cova, trovate di solito sempre in descrizione dei video delle influencer i vari codici sconto, ma ce l'ha anche Miss Penny, ce l'ha anche, non lo so, ma ce l'ha Giovanna Lovison, ce l'hanno tantissime, tantissime ragazze, praticamente tutte, e ce le hanno soprattutto le straniere. So che i codici sconto delle straniere abbassano ulteriormente i prezzi di partenza dei prodotti, quindi i codici sconto delle straniere forse vi danno, ma non sono sicura perché non li ho mai utilizzati, vi danno diritto ad uno sconto ancora maggiore, ecco. Allora, Look Fantastic ha una ottima scelta e varietà di prodotti, soprattutto
soprattutto ha anche dei prodotti low cost o medium cost come Revlon, Maybelline, Rimmel, L'Oreal. Quindi si possono, se vi interessa ad esempio il siero, faccio un esempio, il siero fondotinta di L'Oreal, lì l'ho trovato, anche quello di Maybelline. Come brand, diciamo, high-end, ad esempio, Look Fantastic rivende Natasha Denona, By Terry, Anastasia Beverly Hills. Tra gli altri, diciamo che parlo di dei brand più in hype, perché ne ha tanti altri, ma non ve li posso elencare tutti. Mentre non rivende Charlotte Tilbury e Natasha Denona, che sono dei brand in hype. Ecco, Look Fantastic non ce li ha, se non sbaglio, non ha neanche Hourglass. Se non ricordo male. Poi di skincare ha dei brand molto famosi come Pixi, Caudalie, Kiehl's, Elemis, eccetera. Quindi quali sono gli aspetti positivi di Look Fantastic? Intanto i codici sconto delle influencer che, come vi dicevo, durano tutto l'anno, quindi potete approfittarne tutto l'anno. Hanno spedizioni molto rapide e veloci e un ottimo servizio clienti, almeno questo è la mia esperienza. Spediscono davvero in tempi brevissimi. Io in 3 giorni massimo lavorativi ricevo l'ordine a casa. La soglia per le spedizioni gratis è piuttosto bassa, stiamo parlando di 30 euro, quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Mentre gli aspetti negativi sono, come vi dicevo, che stalkerizzano i clienti, fanno promozioni a volte un po' fallaci e un po' ingannevoli. E basta, direi che questi sono i pro. Contro. Andiamo invece a Cult Beauty, che è uno dei siti più in hype a livello internazionale perché ha l'esclusiva su alcuni brand che in questi ultimi anni sono stati, scusate la ripetizione, ma molto in hype, come si suol dire. Allora, Cult Beauty, a differenza di Look Fantastic, non credo abbia dei codici sconto attivi tutto l'anno. Ogni tanto ne gira qualcuno su Instagram o YouTube legato a qualche influencer straniera che dà diritto a delle percentuali di sconto che possono essere il 20%, il 25%. Ogni tanto fa così spot degli sconti del 20% solo su alcuni brand, quindi altri brand sono esclusi, tipo le novità di Natasha Denona sono escluse, eccetera. Charlotte Tilbury è esclusa e quindi fa meno sconti di Look Fantastic, però in occasione del Black Friday fa di solito gli altri anni, a meno gli anni scorsi ha fatto degli sconti del 25% mediamente, quindi se non arrivano gli sconti al 25% non sono soddisfacenti per quanto mi riguarda. Aspettate ad acquistare perché più ci si avvicina al Black Friday, che è l'ultimo venerdì mi sembra di novembre, più gli sconti aumentano, cioè se potete prendere quello che vi interessa al 25% di sconto, fate un buon affare. Altrimenti, di solito iniziano timidamente all'inizio del mese, magari con il 20%, però solo su alcuni brand, beh, e poi sparano i fuochi d'artificio sia per il Black Friday sia per il Cyber Monday. Insomma, quindi quest'anno spero arriverà lo sconto fino al 30%, ma ne dubito, ma al 25% secondo me ci arrivano, come ci sono arrivati tutti gli altri anni. Come quindi brand, Cult Beauty rivende Natasha Denona, Charlotte Tilbury, Patrick Ta, Viv, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills e soprattutto le novità di Hourglass. Ad esempio, le ultime palette di Hourglass, le Ambient Light che escono di solito sempre per prima di Natale, ce l'hanno sia Cult Beauty sia Sephora, ma su Sephora costano di più, quindi partono da un prezzo di base più alto, quindi vi consiglio di aspettare gli sconti di Cult Beauty e prenderle su Cult Beauty, perché Sephora in generale è sempre l'e-commerce più caro in assoluto. Di skincare invece Cult Beauty ha alcuni brand anche qui molto chiacchierati e discussi, tipo Drunk Elephant, Medic 8, Avant e anche profumi di nicchia, anche Look Fantastica profumi di nicchia. Allora, io mi trovo che Cult Beauty sia un sito molto affidabile e molto serio. Hanno meno pubblicità ingannevole, meno sconti farlocchi come Look Fantastic, cioè quando li fanno e di solito li fanno su tutto. Tuttavia, il contro è ha due contro, secondo me. Il primo è che i tempi di spedizione sono più lunghi, quindi il pacco vi arriva dopo più di una settimana, nel mio caso anche 10 giorni, 15 giorni. Diciamo che va da una settimana, da 1 a 2 settimane il tempo di spedizione. E la soglia per le spedizioni gratuite è piuttosto alta, infatti parliamo di un minimo di ordine di 50 euro.
È un po' altino, però piuttosto in linea con altri siti. Poi vi volevo appunto proporre, parlare di Feel Unique, che è un e-commerce che è stato acquisito, mi pare, l'anno scorso da Sephora, quindi ha più o meno tutti i brand rivenduti da Sephora, tranne qualcuno, ma anche qualcun altro che Sephora non ha. Ha Natasha Denona, ha Charlotte Tilbury, ha Anastasia Beverly Hills, ha Hourglass, ma ad esempio non ha le novità, non ha le Ambient Light Palette. Feel Unique è quello che ha le spedizioni più lunghe, nel senso più o meno come Cult Beauty, se no, se non forse qualche giorno in più, e ha una soglia per le spedizioni gratis di 60 euro, quindi non poche, conviene comprare più prodotti proprio per abbattere i costi di spedizione. Anche Feel Unique. Non fa molti sconti durante l'anno, ogni tanto su alcuni brand passa il 20%, non credo che abbia dei codici sconto, almeno a me non è mai capitato di utilizzare dei codici sconto delle influencer. Di solito al Black Friday fanno il 25% o anche a volte il 30%, a volte magari fanno il 25% sul make-up, il 30% sulla skincare, insomma, quindi tenete sott'occhio anche questo brand se vi interessano, se vi interessa comprare, per esempio, Charlotte Tilbury, Natasha Denona. Come prezzi tra Cult Beauty e Feel Unique siamo lì, saranno centesimi di differenza, insomma, quindi anche Feel Unique è interessante. Tra l'altro, su Feel Unique voi potete scegliere due brand, i brand della vita cosiddetti, su cui potete sempre applicare tutto l'anno il 10% di sconto. Quindi di default vi viene, con qualunque acquisto voi facciate di quei due brand scelti, vi viene decurtato il 10%. Poi c'è un altro sito che si chiama Beauty Bay, che è sempre inglese, non c'è dogana. Ovviamente in tutti questi siti non c'è dogana perché hanno magazzini in Europa. Beauty Bay, però, secondo me, da un po' di tempo a questa parte ha sempre le spese di spedizioni. Prima, secondo me, sopra i 30 euro erano gratuite, adesso, dopo la Brexit, secondo me, sono potrei dire una cavolata, ma mi sembra di aver capito che sono sempre. Si pagano sempre, a meno che non si faccia un ordine di più di 120 euro, però non deve essere un ordine internazionale, insomma, un po' complicata come cosa. Però è interessante a Beauty Bay per due motivi. Uno, che ha dei brand che ha solo Beauty Bay in Europa, non lo so, tipo Melt Cosmetics, aveva Juvia's Place, aveva Jeffree Star, però Jeffree Star ce l'hanno anche altri brand. E poi ha soprattutto il brand proprio by Beauty Bay, che ha delle palette stupende e low cost. E in occasione del Black Friday queste palette vengono scontate anche del 50%, o vengono venduti dei bundle molto, con più prodotti o più palette molto molto convenienti. Quindi tenete d'occhio anche Beauty Bay perché ha delle palette di tutto rispetto, per tutti i gusti e tutti i palati, e a prezzi veramente molto molto competitivi. Per quanto riguarda Sephora, Douglas e Pinalli, io onestamente su Sephora ormai non compro più perché parte da prezzi molto più alti. Vi faccio un esempio: la palette natalizia di Hourglass che stavo guardando su Cult Beauty è 97 euro come prezzo base, su Sephora siamo a 106 euro, ma perché quasi 10 euro in più? Non si è capito. Quindi, e poi inoltre per il Black Friday fa veramente degli sconti di meh, perché arriva al 20%, cioè non fa niente di interessante per il Black Friday. Di solito si arriva al 20% sul make-up, ma il 20% è quello che fa di solito tutto l'anno, in alcuni momenti appunto che decide Sephora stessa, ma magari non si applica a determinati brand, invece in occasione del Black Friday si possono applicare anche a brand come Charlotte Tilbury e Natasha Denona, però vi conviene comprarli a questo punto su Feel Unique o Cult Beauty, dove vi fanno, cioè il prezzo di partenza è inferiore, in più vi fanno il 25%, almeno io me la penso sempre così. Per quanto riguarda Douglas, io non compro molto da Douglas perché a me non piace proprio per niente la loro politica degli sconti, fanno sempre perennemente degli sconti, però alla fine chissà perché non passa mai sugli articoli che metto sul carrello, quindi fanno gli sconti ma su quattro prodotti in croce, e a me questa cosa non piace, cioè
Anche questa secondo me è pubblicità ingannevole, quindi difficilmente compro su Douglas. C'è da dire però che come prezzo di partenza di solito Douglas è un pelo più economica di Pinalli, Sephora e quant'altro. Ultimo, Pinalli che ogni anno ci sforna delle promozioni diverse, quindi un po' imprevedibile. Per adesso c'è fino al 31 di ottobre il 3x2 sul make-up, quindi è una promozione interessante. E per il Black Friday chissà che cosa si inventeranno, magari faranno il 30% su tutto, qualche, se non mi sbaglio, qualche anno fa o anche addirittura l'anno scorso hanno fatto proprio il 30% su tutto. Però è chiaro che su Pinalli non c'è Natasha Denona, non c'è Charlotte Tilbury, non c'è Hourglass, però ci sono altri brand, cioè Dior, Chanel, By Terry, Bobbi Brown, eccetera, eccetera. A questo punto arriviamo alla mia personalissima wishlist. Per il Black Friday o comunque per il mese dedicato alle offerte, cioè novembre. Io ci sono dei prodotti, in particolare un prodotto che, anzi, due cose che prenderò sicuramente, cioè due ordini che farò sicuramente. Sono lì che aspetto, mi mangio le mani per, in attesa di che mi mettano una promozione, uno sconto succulente. Allora, la prima cosa che voglio assolutamente comprare è una delle tre palette di Hourglass della collezione festiva natalizia. Ne sono uscite tre, una con la medusa che è la più, per le pelli più chiare, una con i leopardi, bellissima per le pelli medie, e una invece col serpente, col pitone, mi sembra per le pelli più scure. Io voglio prendere quella nera con i leopardi, quindi per le pelli medie, magari ve la lascio. Qui vi lascio un'immagine. L'anno scorso sono uscite delle palette simili e io non le ho comprate, però quest'anno mi sa che un investimento lo faccio. Partono da prezzi importanti, come vi dicevo, 97 euro su Cult Beauty, però applicandoci il 25%, se passerà, magari questa pazzia la farò. A prezzo pieno non c'è pezza, non le prenderò sicuramente. E quindi vedremo, vedremo, mi piacerebbe perché è un investimento, ragazzi, per le pelli mature da fare, secondo me, una palette di Hourglass. Sono veramente delle polveri uniche nel loro genere e quindi mi piacerebbe prenderne una, tanto per collezionismo, perché i pack sono strepitosi, e poi per i prodotti, cioè nella palette che piace a me un bronzer, tre blush, una cipria, un illuminante, insomma sono sei cialde, quindi un bronzer, tre blush, una cipria, un illuminante, e quindi insomma sono convinta che la sfrutterei, e se non la prendo in occasione del Black Friday non la prendo più. E quindi questa è nella wishlist sicura. Poi altro ordine sicuro che voglio fare, e qui ragazze vi devo confidare una delusione tremenda. Allora, l'ordine che voglio fare di sicuro è sul sito di Lisa Eldridge per comprare due palette occhi che mi piacciono da morire e che già avevo adocchiato dall'anno scorso e qualche rossetto. Se non che io ero convinta che Lisa Eldridge non facesse sconti durante l'anno, ma che li facesse per il Black Friday. Invece ho scoperto che non li fa neanche per il Black Friday, quindi si compra solo a prezzo pieno su Lisa Eldridge, il che mi ha segato un po' le gambe perché i prezzi non sono proprio bassissimi. Quindi devo valutare. Ci sono due palette occhi che mi piacciono e 3-4 rossetti. Magari farò una cernita e mi darò un budget e comprerò quello che riesco a comprare al momento. Anche perché non cambia molto se compro a novembre o compro a dicembre, visto che non fa mai sconti. Però ecco, vi volevo dire che qualcosa in wishlist ce l'ho. In particolare mi piaceva la palette, le due palette occhi che ho adocchiato sono la Cinnabar, ovviamente perché ha dei colori bronzati e caldi, e la Sorcery, che è quella spettacolare con i verdi, i blu, è belli. Ho visto un sacco di video di GRVM con questa palette, deve essere una cosa strepitosa. E alcuni rossetti della linea True Velvet che voglio assolutamente provare perché si dice nella beauty community che siano i migliori rossetti in assoluto, matte. Che sono Velvet Affair, mi piacevano, Velvet, lo condivido con voi perché magari qualcuno se lo sta chiedendo. Ecco, mi interessa Velvet Affair, Velvet Muse. Velvet Affair è più un caramello marroncino, Velvet Muse è più un nude rosato, a metà strada tra il rosa e il malva, è molto bello, molto neutro, sta bene a tutti, cioè che trovo che abbia sia un sottotono caldo che un sottotono freddo. E poi mi interessava come rosso non Velvet Ribbon perché è un rosso freddo, io non lo userei, ma Velvet Enchantment che è un rosso un po' più caldo, un po' più neutro, neutro caldo. E infine
questo lo comprerò sicuramente. Velvet Cinnamon, sì, che è un rosso ruggine, cannella, strepitoso, tipo Marrakesh di MAC, più o meno di quel genere lì. Quindi è il classico rosso che per me vuol dire autunno-inverno e che sulla mia carnagione sta benissimo. Ogni volta che mi metto un rossetto di quella tonalità, proprio mi vedo bella, ragazze. Perdonatemi, questo è eccesso di autostima, però quando mi metto un rossetto di quella tonalità, cioè, mi piaccio da morire. Quindi lo amo e infatti ora comincia la stagione, comincerò a utilizzare questi rossi ruggine caldi come se non ci fosse un domani. E quindi questi sono gli acquisti che vorrei fare. In forse, perché ci devo pensare bene, devo un attimo capire, vorrei acquistare altri due pennelli di reffer, in particolare il numero 1 che non ho mai acquistato e quello grande grande per il bronzer che costa una fucilata, costa 120 euro a prezzo pieno, quindi ci devo pensare bene, vediamo, poi mi farò la lista di priorità, diciamo, acquisterò in ordine di priorità in base al budget. E c'è sempre in forza, perché ci sto ancora pensando, non sono ancora convinta al 100%, però ce l'ho sempre qua questa palette, la I Need a Nude Palette di Natasha Denona, che secondo me potrebbe piacermi, potrebbe darmi delle soddisfazioni, però non lo so, io non sono convinta al 100% e qui chiedo l'aiuto dal pubblico. Secondo voi la devo prendere quella palette? Potrebbe piacermi? Chi di voi ce l'ha? Chi di voi mi può dire se ha colori troppo freddi per me? O è invece è sfruttabile un po' da tutti gli incarnati? Mi raccomando, questa diciamo dipende da voi questo acquisto. Fatemi sapere secondo voi se è una palette che devo comprare, ecco, comunque che potrebbe rientrare nei miei gusti, ormai un po' avete imparato a conoscermi. Per ultimo, io sono un po' attratta, anzi molto attratta, dall'ultimo fondotinta uscito in casa Shiseido, o Shiseido, non so come si dica, che è il Revital Essence Skin Glow Foundation, che a prezzo pieno costa 63 euro. Su Douglas al momento è scontato del 25% a 46 euro, ma ho visto che Farmacosmo lo rivende addirittura a 40 euro. Comunque è l'ultimo fondotinta uscito di Shiseido ed è un fondotinta in siero, ecco, per questo mi attirava, perché ho capito che è la consistenza che più sto amando e che più su cui mi orienterò prima o poi in maniera esclusiva, proprio i fondotinta in siero per me sono il top per la mia pelle. Mi piace perché è un fondotinta. Adesso mi sono tirata giù degli appunti. Cosa ci dice l'azienda di questo fondotinta? È un fondotinta idratante con copertura media e modulabile, formulato con gli stessi principi attivi di un siero skincare. Dona luminosità e benefici persistenti per la tua pelle, visibili anche una volta rimosso il make-up. Quindi ha degli effetti benefici a lungo termine. La tecnologia base di due prebiotici, kefir più fermentato che aiuta a rafforzare la funzione barriera della pelle e niacinamide aiuta a levigare e illuminare la pelle. Allora, i risultati: effetto immediato, per il 98% dei soggetti il prodotto si stende sulla pelle in modo impercettibile, per il 96% dei soggetti il prodotto uniforma immediatamente il colore della pelle. E grazie a un fondotinta, vabbè. Per il 93% dei soggetti il prodotto crea un effetto naturale. In una settimana, per l'86% dei soggetti le linee sottili appaiono meno visibili in una settimana. Per il 94% dei soggetti la pelle appare più levigata in una settimana. Per il 91% dei soggetti la pelle è più luminosa in una settimana. Questi sono stati sia test di consumo su 109 donne, sia test in vitro, cioè in laboratorio. E insomma, l'ho provato in un recentissimo video, Mi Spenni 09, Simona, e su di lei mi è sembrato un effetto veramente veramente bello, però è un investimento importante. Io adesso ho tanti fondotinta in siero, quello di Maybelline, quello di L'Oreal che ancora devo finire, che ho usato tantissimo ma ancora non è finito, quello di Deborah, insomma, non lo so, non lo so, devo capire un attimo. Di sicuro la palette di Hourglass e un ordine su Lisa Eldridge lo farò, il resto vedrò le offerte che trovo, vedrò un po'. Ah, non mi interessa niente quest'anno di Charlotte Tilbury, non mi interessa niente di Pat McGrath, perché noi, dopo il Black Friday, addirittura sorpassato poi le festività natalizie,
veramente mette in svendita, almeno così ha fatto negli ultimi 2 anni, la collezione natalizia. Quindi è inutile, secondo me, prenderla a novembre, ma secondo me conviene aspettare nel 2024, poi quando le svenderà, perché ormai ci ha abituato che fa così, e quindi aspetterò questa svendita, perché vi dico la verità, sì, le palette bellissime, sia quelle viso sia quelle viso e occhi, però quelle viso hanno le tre cialde bronzer, blush e illuminante, e io il bronzer ce l'ho singolo, il blush ce l'ho singolo, l'illuminante ce l'ho in una palette, quindi non mi interessa. La palette occhi e con i due blush mi interesserebbe, soprattutto quella col verde, però sono colori che ho già in altre palette di Pat, cioè vi dico la verità, non sento proprio l'esigenza. Poi, se e quando le metterà a 20 euro, 25 euro, magari ci farò un pensierino. Forse però, ecco, Pat McGrath ha delle scontistiche molto interessanti nel mese di novembre, e fa, tenete sotto controllo il sito quasi tutti i giorni, perché a volte fa delle promozioni in differita, cioè magari un giorno ti fa il 30% su tutto, poi un altro giorno ti mette tutti i rossetti a 16 euro, poi un altro giorno ti mette tutti un sacco di prodotti, poi prodotti per la base a prezzi stracciati. Io tipo l'anno scorso ho preso il fondotinta a 27 euro prima del Black Friday, il correttore a 13 euro, cioè a prezzi veramente stracciati. Ho preso anche dei rossetti a 16 euro e vale veramente la pena provarli, anche perché le spese di spedizione sono sempre gratuite sul sito di Pat, quindi conviene darci un occhio. Sul sito di Charlotte Tilbury non penso che faranno degli sconti, perché Charlotte non fa degli sconti, ma fa dei bundle scontati, e quindi non ho mai comprato niente per il Black Friday. Le spese di spedizione sono gratis dai 50 euro in su, però non ha delle uscite ultimamente che mi allettano, che mi invogliano assolutamente all'acquisto. Di Anastasia le ultime due palette non mi interessavano, non ho preso la Cosmos e non ho preso nemmeno l'ultima, di cui non ricordo il nome, perdonatemi, e non credo che le prenderò. Voglio semmai sfruttare quelle che ho già di Anastasia, che mi piacciono da morire. E poi, cioè, ci sarebbe l'ultima uscita di Natasha Denona, la Xenon si chiama, quella tutta nera, grigia, ma come potete benissimo immaginare, non fa per me. Io non mi trucco con quei toni così freddi, non faccio degli smoky così intensi, quindi proprio non la sfrutterei. Non che non sia bella, attenzione, è bellissima, però è bellissima per, secondo me, una nicchia, diciamo, di amanti del make-up che amano truccarsi con quei toni molto intensi, molto importanti, fare smoky, magari escono spesso la sera e quindi hanno occasioni per fare dei trucchi molto glamour e molto intensi. Ecco, io onestamente non è proprio una palette che mi ispira, è proprio lontanissima da quelli che sono i colori che mi piace indossare e che appunto mi piace comunque portare sia tutti i giorni sia per le occasioni speciali. Direi che vi ho detto tutto, ragazze. Io adesso vado a preparare la cena, perché si è fatta una certa, sono le 8 di sera e i miei di là mi reclamano. Vi mando un abbraccio grande, fatemi sapere qual è la vostra wishlist del Black Friday. Spero che le mie informazioni vi siano state utili. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, supportatemi in qualsiasi modo possiate, perché è utile qualsiasi cosa, anche un semplice cuoricino o un like. Un abbraccio grande e al prossimo video. Ciao!